Domani si celebra San Romano e voglio celebrarlo anch'io che mi chiamo Romano. Leggo dal Martirologio Cristiano. Svariate e valide testimonianze affermano il culto antico di San Romano Martire, collegato in maniera inscindibile al martirio di San Lorenzo, diacono. L'antica Passio racconta che il legionario romano, assistendo al martirio di San Lorenzo sulla catasta accesa, doveva essere arso e cotto a fuoco lento, si converte al cristianesimo e lo invita a pregare per lui, dicendogli che vede un angelo che allevia i suoi tormenti. Nel contempo, Decio, il procuratore, infuriato per la resistenza di Lorenzo, ne sospende il tormento e Romano, cercando di operare di nascosto, gli si avvicina per porgergli una brocca d'acqua, supplicandolo di volerlo battezzare. Sorpreso, viene fustigato, ma lui grida: "Sono cristiano!" e viene condannato alla decapitazione, eseguita fuori porta Salaria il 9 agosto 258. Durante la notte il sacerdote Giustino raccoglie il suo corpo e lo seppellisce in una cripta nella zona di Verano. Le sue reliquie riposano nella Basilica di San Lorenzo al Verano, ma alcune furono traslate nel periodo longobardo a Lucca e altre furono inviate a Ferrara e donate alla città e al suo vescovo, Cardinale Grifone, da Papa Innocenzo II. San Romano viene invocato contro il pericolo di possessione demoniaca. Il patronato di San Romano, di Roma, è per il Principato di Monaco. Questo San Romano è l'emblema proprio di quanto realmente c'è in me, perché in me c'è una diretta conoscenza di ciò che è il vero, che mi viene direttamente dall'alto, non da una cultura, non da una istruzione. Io sono come questo legionario romano che assiste alle cose anche tragiche che esistono nel mondo e laddove altri vedono supplizio, egli vede un angelo in aiuto di ogni supplizio, quell'angelo che aiutava un santo, Lorenzo. Per questo San Romano è stato scelto come l'ideale santo che viene invocato contro il pericolo di possessione demoniaca, perché è il talento naturale di chi individua il maligno e lo smaschera. Perché laddove opera il maligno, egli vede un angelo in soccorso di chi sta patendo quelle pene per una vita che spesso è anche maligna.
e ti sottopone un male che poi non ti demolisce, ma è solo la ragione del bene che verrà poi, quando proprio quel male e quella croce saranno l'impalcatura di tutto il tuo essere futuro, perché sarà sulla base di quella mancanza e di quella sofferenza patita che sarai messo in una virtuale condizione di capire che cosa è il valore opposto, e quanto più sei costretto al patimento ora, tanto più sei messo in condizione di apprezzare il valore opposto. Il martirio di San Lorenzo era spietato e rappresentava proprio quella cottura a fuoco lento che Satana fa su ogni bel bambino innocente a mano che questi cresce, e a poco la cottura lenta di tutta la vita che è proposta porta quella innocenza a contaminarsi di peccato, a incartapecorirsi in una visione maligna del mondo e anche in una certa qualconvinzione del proprio potere, certo non quello divino, ma un proprio potere esiste, cosa che invece un bambino non fa, perché si rende conto che tutto gli è dato da suo padre e da sua madre, ed egli vi si affida. Quando una vita normale dovrebbe fare sostituire a questo valore reale del padre e della madre quel valore assoluto ed ideale di Dio e dello Spirito Santo, come coloro che sono davvero suo padre e sua madre, l'uomo spesso non riesce, proprio per quella cottura a fuoco lento esercitata da Satana. Ebbene, in tutta questa opera di questa divina commedia che Dio disegna per un uomo che deve partecipare a questa divina commedia della vita, in cui viene apparentemente servito a piene mani il male, il dolore, la croce, che in realtà male non sono, perché sono proprio il presupposto per comprendere e per poter poi gradire e apprezzare per sempre il bene. Ebbene, contro questa visione, questa cottura a fuoco lento, ecco, si erge proprio questa figura di un legionario. Non era romano il suo nome, egli era semplicemente nel genere di un combattente di Roma, senza un suo nome preciso. Ed è importante che proprio il suo essere romano lo colloca a una dimensione che già non è quella personale, ma è quella che rappresenta tutta una categoria di persone. E quindi questo San Romano non solo rappresenta Dio che interviene direttamente in un uomo e toglie di mezzo tutta quell'opera di cottura a fuoco lento esercitata da Satana, ma rappresenta proprio quell'aiuto fatto ad un genere intero di persone. Tutti quegli abitanti di Roma eretta a simbolo negativo, perverso, di quell'amor che invece dovrebbe regnare. Non a caso
Gesù Cristo è stato ucciso, quindi ha patito il massimo affronto possibile della croce proprio dal potere romano. Sembra che questo potere di Roma, espresso da ogni romano, sia in sé quell'elemento negativo nei confronti di Gesù, ma anche nei confronti di Gesù, se si è in grado di smascherare l'idea maligna della vita e di vedere nel male veramente l'occasione essenziale per poter gustare e capire il bene, allora anche la stessa Roma e lo stesso popolo romano, che sembra perverso, non è un romano, è un Roma no, è il negare la forza di Roma per quel amor che invece è ugualmente un valore romano, perché amor è una parola romana, ma già indica proprio il contrario opposto alla forza di Roma, per quella forza che è propria dell'amore quando rinuncia ad affermarsi e cede alla forza. Gesù, che invita a offrire l'altra guancia, a amare il nemico, è idealmente rappresentato proprio da un romano che apparentemente è il suo uccisore, ma che in realtà è chi gli dà proprio il modo e l'occasione di poter resuscitare e dimostrare tutto il suo potere sulla vita e sulla morte. Se noi andiamo alla nascita preconizzata di Gesù, nel momento in cui si fissa il popolo di Dio, ed è il momento nel quale Giuda è il quarto figlio di Giacobbe Israele e con gli altri entra in Egitto, sarà da Giuda che viene fuori poi in 38esima generazione, a seconda della genealogia rappresentata da San Matteo, il Gesù. 38esimo in un racconto biblico che è parte di quella Genesi 38 riferita proprio all'antenato di Gesù. E non a caso questo antenato di Gesù si chiama Giuda. Lo stesso traditore Giuda che tante volte i cristiani violentano quando dicono porco Giuda, è nello stesso segno di questo romano che uccide Gesù. Nello stesso segno di questo romano che uccide Gesù. È nel segno di un apparente male, il massimo, proprio quello del tradimento, che invece è il presupposto assoluto, fondamentale e necessario perché ci sia un martire e ci sia quindi la sua resurrezione. Non a caso l'antenato di Gesù in Genesi 38 si chiama proprio Giuda.
Ecco, come Giuda ha consegnato Gesù nelle mani di chi poi le ha consegnate a un procuratore romano che per conto di Roma ha deciso alla fine lui, anche se se ne è lavate le mani, di uccidere Gesù perché il Sinedrio non aveva questo potere, anche se Gesù è stato ucciso da Roma, consegnato da Giuda, sia Giuda sia il popolo romano sono da capirsi proprio nel segno di questo santo romano di Roma che anche di fronte a una Roma che mette su una graticola un santo, perché sia cotto a fuoco lento, come Satana fa di ogni uomo, egli in questa opera satanica espressa da Roma vede l'angelo che soccorre il povero malcapitato, vede l'opera di Dio, vede il bene già dentro il male. Vede il bene che esiste in Giuda, che esiste nel popolo romano, che esiste in tutti coloro che, essendo personaggi di una divina rappresentazione che doveva rappresentarli tutti, sono stati personaggi animati dal solo in grado capace di animarli, cioè da Dio stesso, che è divenuto animatore di buoni e di cattivi. Ecco, quando io romano arrivo a dire questo e a vedere in ogni uomo non il personaggio, ma quell'anima di Dio che anima il personaggio, sono proprio il degno erede di questo San Romano perché va oltre le apparenze di questo sacrificio terribile di una cottura a fuoco lento di un santo ad opera di demoni. No, sono proprio l'ideale che esorcizza Satana a tal punto che di fronte a questa opera Satana è esorcizzato interamente, sparisce interamente, tanto che anche in quell'opera assolutamente satanica che c'è stata nel secolo scorso, quando Hitler ha deciso tutto quanto ha deciso contro il popolo di Dio, anche di fronte a un personaggio di questo tipo così malefico, io romano, protetto da questo angelo protettore che io ho lì nel cielo, che è San Romano di Roma, io sono in grado di togliere di mezzo tutto il male attribuito all'anima di Hitler per confinarlo solo nel personaggio, per riuscire a fare quell'opera di divisione finale tra il buon grano e la zizzania. Il campo è uno solo, ma in esso si trovano il buon grano seminato da Dio e la zizzania seminata nottetempo dal maligno. Ecco, non debbono essere disturbati né l'uno né l'altro. Alla fine, solo alla fine, vi sarà la selezione e la zizzania, ossia tutto il male contenuto in un personaggio, croce di quel Dio che ha dovuto animarlo, tutta questa croce, tutta questa zizzania sarà infornata e sarà pianto e stridore di denti per tutte quelle anime che avranno attaccato il loro cuore a quel loro personaggio. Non sarà però
un dolore che brucerà le anime, ma che le purificherà, perché le anime che si sono sentimentalmente attaccate alle azioni fatte dai personaggi, arrivando al punto da condividerle, saranno separate da quella zizzania che in tal modo le ha appesantite, da togliergli tutto quello che era nella possibilità del buon grano, e attraverso questa opera di divisione tra grano e zizzania, con il pianto e lo stridore dei denti, le anime pagheranno per quel purgatorio che è previsto dalla fede cattolica. E il purgatorio sta proprio in questa opera di purgare il proprio cuore, la propria mente, da tutta quella volontaria condivisione voluta dall'uomo quando il suo personaggio è stato disegnato come un malfattore. L'anima di Dio che si contamina di zizzania, di quella del personaggio e compartecipa, non sarà mai definitivamente castigata nell'inferno eterno, ma avrà il modo, proprio attraverso l'opera di salvezza del purgatorio, di pagare di persona quanto è necessario perché la rinnovata pulizia dell'anima trovi il senso di giustizia anche da parte di chi, animato da spirito di vendetta, desidera che Dio non sia buono. Quando alla fine del racconto degli operatori chiamati a lavorare in cambio di un denaro, e sia coloro che lavorano tutto un giorno, sia il lavoratore che lavora e partecipa solo alla fine, ricevono entrambi il talento pattuito, e i primi si lamentano dicendo: ma se loro che non hanno lavorato praticamente niente ricevono lo stesso talento che abbiamo ricevuto noi che siamo qui al lavoro tutto il giorno, e si lamentano per aver avuto ciò che gli era stato promesso, proprio presi dall'ingordigia di avere ancora di più, Gesù risponde loro: perché volete impedire a Dio di essere buono? È allo stesso modo che tutti coloro che hanno avuto la buona sorte di condividere le buone azioni di un personaggio buono, condividendo questo personaggio come il frutto della loro opera, accampano meriti nei confronti degli altri disegnati cattivi e che vedono poco meritevoli, e hanno proprio il desiderio di una giustizia punitiva che faccia pagare agli altri per il male che hanno compiuto. Allora, ancora una volta, io dico: perché volete impedire a Dio di essere buono? Dio può avere il modo per essere buono. Riduce tutta l'apparente scelta operativa che ha creato il mondo in una definitiva scomparsa di questo mondo e fa retrocedere tutto il divenire del mondo, tanto che, essendo esso intero nel momento della morte di ciascuno, in cui apparentemente tutte le azioni della giornata e della vita sono state compiute, ecco, autorevolmente Dio ha il potere assoluto
di convertire il verso del tempo. E ad uno, tutti cominciano una esperienza in senso inverso. Vedono le cose in atto ritornare ad essere in potenza, come erano prima che ci fosse quell'atto. E arretrando di atto in atto, a un certo punto ognuno si ritrova quel bambino innocente che era un tempo. E Dio lo ha salvato da tutto quell'apparente male fatto. Lo ha salvato veramente, perché il tempo è veramente retrocesso al prima, cioè a quella condizione in cui tutti i gesti che il bambino avrebbe compiuto non li ha ancora compiuti né mai più li compirà. Il potere assoluto di Dio, e questa è una caratteristica del San Romano che si ritrova in me, Romano come il mio angelo custode, questa è una prova della capacità di andare contro alla possessione demoniaca, perché è la possessione demoniaca che dice all'uomo: Dio ti ha creato, tu hai fatto il male, e ora a Dio non resta altro che o premiarti se hai fatto il bene, o farti pagare il pegno e perdonarti se ti sei pentito, oppure lasciarti a me nelle mie grinfie sataniche, perché io me lo cucini al fuoco dell'inferno per sempre, sotto il mio regno. Ecco come il San Romano di Roma, in me Romano, fa nuove tutte le cose, perché dice: vi siete dimenticati di una capacità di Dio, che se ha la capacità di fare il mondo nel positivo del tempo, ha la stessa uguale capacità di disfarlo, perché in realtà non esiste né il fare né il disfare, ma tutto un progetto che è proprio come un film. Esistono tutti i fotogrammi simultaneamente, ma voi siete stati indotti a vederne solo due ogni volta, A e B, e potendoli vedere in due modi, o A prima di B o B prima di A, entrambi fallaci, perché in realtà A e B sono due cose diverse e separate e non una sola che diventa, ma voi resi incapaci di vedere simultaneamente due verità e mettendole insieme in una sola, che poi è relativa, vedrete il secondo fotogramma in relazione al primo e vi sembrerà che il primo sia diventato il secondo, ma è una bugia, perché ci sono sempre il primo e il secondo, ciascuno nel suo spazio-tempo, che è diverso. Il movimento appare ma non esiste, appare nella visione satanica di una estrema povertà, tale che esista solo un fotogramma, che poi diventa, mentre invece il Dio onnipotente rende simultaneamente veri e possibili tutti i fotogrammi, una sovrabbondanza dell'essere. E invece Satana, proprio Satana, ve ne fa vedere uno solo alla volta, messo in raffronto relativo con quello precedente, e tutto il mondo diventa a questo punto una vita vissuta attimo dopo attimo in questo apparente attimo fuggente. Vedete, questa visione di un bambino che diventa vecchio e muore è
la visione satanica della vita che, iniziata come vita, finisce come morte. È la tesi satanica della vita. Ma il San Romano in me, capace di vedere, demolendo Satana, lo demolisce dicendovi che se voi vedete A che diventa B, potete correggere questa visione errata solo in un secondo momento nel quale vedrete B che torna ad essere A. Perché non esiste il movimento da A a B e nemmeno quello da B verso A, perché esistono sia A, sia B, sia C, sia D. Tutti gli attimi della vostra vita, tutti gli attimi dell'esistenza intera di tutto l'universo esistono simultaneamente. Non c'è il tempo di un prima e di un poi, laddove nell'assoluto Dio tutto già esiste come un eterno presente. Ma voi, nel relativo, siete condotti e costretti da Satana a vedere solo una parte, in movimento. E allora Dio, alla fine, dopo che la religione vi ha consigliato sempre di convertirvi, attua volontariamente la conversione del tempo. Per quale motivo? Perché, vedete, tutti coloro che accampano titolo di merito nel loro essere stati disegnati da Dio come uomini di fede, per cui dicono: io ho il valore della fede che mi aiuta, si chiama cristianesimo, si chiama buddismo, si chiama l'Islam, si chiama, chiamatelo come vuoi, io sì sono, ho il dono di Dio, quegli altri no. Ma se Dio aiutasse solo costoro che hanno avuto il dono e non aiutasse anche gli altri, sarebbe un Dio ingiusto che fa sperequazioni tra il destino riservato ad un'anima e il destino riservato ad un'altra anima. L'anima di chi oggi ha avuto il dono della fede, certo che è aiutata, e quella di chi ha avuto non il dono, ma un soggetto da vivere che non crede assolutamente in Dio, crede solo a quello che vede e dice Dio non esiste e lo bestemmia. Voi credete che Dio lo abbandoni solo per questo? Anche egli è una creatura di Dio e Dio non lo abbandona, ma lo corregge nel modo esatto nel quale egli è stato confuso da Satana. Perché se Satana lo ha confuso, che da povero è arricchito a danno degli altri che egli ha messo in miseria e gioisce per questa ricchezza della sua persona a discapito della povertà, spesso anche mortale, di tutti gli altri, e quindi ha un satanico avvaloramento del suo io, ecco come Dio lo tocca sul vivo. Gli fa rivivere la stessa avventura nel senso esattamente inverso, e tale che da ricco lo riporta a povero. Costui farà esattamente la stessa esperienza di prima, ma esattamente rovesciata. Non è più un povero che arricchisce, è uno arricchito in un modo ingiusto che ritorna a essere povero. Ed è toccato nel vivo come era toccato nel vivo dei gesti precedenti, privi di ogni valore, ma semplicemente per quel valore da dare alla propria persona e alle altre persone. Ecco che allora Dio interviene e aiuta anche costoro, attraverso proprio una conversione autoritaria che porta queste persone che non credono in Dio al loro purgatorio, che li riporta infine ad essere come bambini innocenti anch'essi,
allo stesso livello di chi sarebbe diventato un santo, o sarebbe diventato un martire, o sarebbe diventato un assassino, o sarebbe diventato, ma non lo è. Ciascuno è quell'innocente bambino che poi rientra nel grembo materno e si avvia verso la sperimentazione della vita, prima nei suoi due genitori, poi nei suoi quattro nonni, poi negli otto bisnonni. A mano che l'esperienza va nel passato, essa diventa sempre più duplice, finché, tornata all'epoca di Gesù Cristo, e sono 2000 anni, in cui esistono circa 70 generazioni. Sapete, in 70 raddoppi, a quel tempo ci sarebbero dovuti essere, se non si fossero incrociati tra di loro, tanti uomini abitanti nel mondo quanti tutti i geni di quei pochi che abitavano allora. E allora possiamo renderci conto che tutti quegli assassini di Gesù Cristo erano contenitori di tutti i nostri geni, erano tutti i nostri antenati, senza nessuna possibilità di scomparire, se sparando con questa rosa che si raddoppia 70 volte nel passato, copriamo un campo di probabilità talmente vasto che nessuno di quei personaggi che vivevano allora poteva essere, anzi poteva non essere, un nostro antenato. E scopriremo che tutti coloro che hanno ucciso Gesù eravamo noi. Ma ancora una volta è Dio in me che smaschera Satana, perché questo che accadde allora è ciò che accade anche ora nella nostra vita. La nostra vita reale appare come la vita di chi è il personaggio, ma non è vero, è la vita di chi è. E ha la buona o cattiva sorte momentanea di dover dare anima al personaggio, che spesso è un campo buono, spesso è un campo pieno di zizzania. Ecco come San Romano, attivo in me, proprio questo San Romano mi sta aiutando con la sua capacità di smascherare Satana, avendolo interamente tolto di mezzo da tutta la creazione del mondo, perché io vi ho fatto conoscere che alla vera dinamica base cui noi ci riferiamo non c'è quella che vediamo. Quella che noi vediamo avanzare da A fino a Z, la morte, è solo una dinamica relativa, proprio a quella uguale e contraria che esiste nel primo tempo e da Z è retrocessa ad A. La prima noi non la possiamo vedere, essendo relativi a un qualcosa che esista sempre prima, ma se è la prima è invisibile. Allora noi possiamo vedere la seconda, che è la reazione alla prima, e potremo vedere la prima attraverso la reazione a questa reazione. Ecco, poiché questa reazione è la vita, la reazione a questa reazione sarà proprio quel verso in atto ora che finalmente cominceremo a poter vedere. Ed ecco perché ciò che è uno è tre, perché il due in mezzo è semplicemente una negazione in se stessa che sarà negata e resta in atto solo il numero uno, ossia quella prima verità che tutto ritorna a Dio
che non ci sembra, perché ci sembra che tutto si allontani da Dio, fino al punto che un filosofo piuttosto acuto arriva a dire: Dio è morto. Certo che Dio sembra morto oggi, quando anche i credenti di una religione abbastanza buona come quella dell'Islam arrivano a credere che tutto il mondo sia stato consegnato da Dio alla libera scelta dell'uomo. Tutti gli uomini avrebbero la capacità fattiva, tutti, per delega di Allah. Ma non è così. Questa capacità di vivere un rifiuto al comandamento di Dio di non mangiare la mela non fu un dono, fu un furto. Voi dell'Islam state scambiando un furto, quello di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, considerandolo un dono. Non fu un dono. Allah aveva detto chiaramente: non mangiate di quel frutto. Se l'uomo lo ha mangiato e di conseguenza vede in modo opposto al vero, perché il modo consigliato da Allah di vedere era quello giusto, l'uomo ha voluto andare contro e quindi ha visto nel verso sbagliato consegnato a Satana e quindi ha messo in atto, mosso proprio da Satana, il concetto che il Signore nel giardino dell'Eden aveva permesso di andare contro se stesso, lo aveva dato come dono, il dono di andare contro Dio. Guardate come io smaschero Satana, grazie proprio al San Romano che è invocato contro il pericolo di possessione demoniaca e che ci sarà domani e che io ho voluto celebrare, messo in relazione proprio alla mia diretta esperienza, perché io mi chiamo Romano ed ho il San Romano di Roma come il mio angelo custode.